Individuare una strategia comune per far fronte alla tragedia umanitaria che colpisce il Medio Oriente. Con questo obiettivo Caritas Internationalis ha riunito in Vaticano i responsabili delle Caritas della regione assieme ai partner internazionali. Negli ultimi 3 anni la rete Caritas ha risposto alle necessità di 965.000 persone, non solo cristiani, in Siria, Iraq e a Gaza, fornendo alloggi, assistenza sanitaria, cibo, istruzione. Ma la guerra, l'avanzata degli estremisti dello Stato Islamico in Siria e Iraq, l'attacco israeliano su Gaza hanno provocato un'emergenza che coinvolge anche il Libano, la Giordania, la Turchia. In Iraq gli attacchi degli estremisti islamici hanno costretto i cristiani alla fuga, in particolare da Mosul verso il Kurdistan. Monsignor Shlemon Varduni, presidente di Caritas Iraq. Queste gente sono venuti come agnelli mansueti, dopo una settimana sono diventati lupi rapaci. Prima dicevano: noi siamo venuti per voi, per custodirvi, per così, ma dopo 2 o 3 giorni dicono ai cristiani che non possono più lavorare al governo. E poi, dopo 2 o 3 giorni altri, si scrivono la lettera N in arabo, che significa questi sono Nasara, cioè infedeli. Ma noi non siamo Nasara, noi siamo cristiani. Poi dopo 2 o 3 giorni altri scrivono: questa proprietà del Stato musulmano, islamico. Poi dopo alcuni giorni cominciano a chiamare dei minaretti che i cristiani devono lasciare Mosul, oppure essere uccisi, oppure diventano musulmani, oppure che devono pagare. E così i nostri cristiani, grazie a Dio, hanno preferito Cristo, il nostro Salvatore, e hanno lasciato tutto e sono andati. Però prima di uscire da Mosul hanno preso da loro tutto. In Siria, a causa del conflitto, ogni minuto 4 bambini sono costretti a fuggire dalle loro case, ha affermato il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, presidente di Caritas Internationalis. A lanciare un grido d'allarme anche il presidente di Caritas Siria, Monsignor Antoine Odo. Abbiamo 2 grandi problemi per tutti, cristiani e tutti gli altri musulmani. Il primo è il problema della sicurezza. Ogni siriano è sotto pericolo, soprattutto quelli che vivono nelle città come Aleppo, come Damasco, come Homs. Abbiamo ogni tanto bombe che arrivano di questi gruppi armati contro le case per creare un ambiente di pericolo, di stabilizzazione. Questo è molto grave. Dipende, qualche volta per qualche giorno siamo in pace, per esempio in Aleppo, poi di nuovo riprende gli attacchi. Il secondo problema è il problema della vita economica. Possiamo dire oggi in Siria forse 80% della popolazione è senza lavoro e questo ha creato una situazione di povertà a livello di tutta la Siria. Tutti i cristiani sono divenuti poveri. A Gaza, da fine agosto, è in vigore un cessate il fuoco tra esercito israeliano e miliziani di Hamas. Ma l'emergenza non è finita, come spiega padre Raed Abu Sahia, direttore generale di Caritas Gerusalemme. La striscia di Gaza e la popolazione, 1.800.000 persone, hanno subito una guerra di 51 giorni. Allora abbiamo quasi più di 15.000 famiglie senza tetto. Voi sapete che i cristiani in Gaza sono pochi. 1.300 persone, cioè 310 famiglie, erano 5.000 nel 2000, dunque hanno diminuito e secondo me, secondo tutte le fonti, se la situazione continuerà, se domani apriranno Gaza, tutti usciranno. Dunque la nostra battaglia è veramente di mantenere la presenza cristiana a Gaza.